Novax, nella chat negazionista istigazione agli attentati contro Draghi, medici, scienziati e giornalisti. L'operazione ha coinvolto 16 città, tra cui Palermo. Più di 1000 le persone che a Mazara del Vallo hanno preso parte all'evento di Forza Italia. Nella giornata finale anche il leader Silvio Berlusconi. Situazione idrica a Palermo e paesi costieri. Riaperti il nuovo Scillato e lo Jato. La situazione dovrebbe tornare alla normalità domani. Presentata oggi la 41esima edizione dello Sport Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale in programma da oggi al 21 novembre. 14esima giornata Serie C, Girone C. Torna al successo il Bari, il Palermo non molla, sconfitte Catania e Messina. Benvenuti alla seconda edizione del TG Media News di lunedì 15 novembre. Abbiamo sentito i titoli, entriamo subito nel vivo delle notizie. Novax, nella chat negazionista, istigazione agli attentati contro Draghi, medici, scienziati e giornalisti. 17 decreti di perquisizione, l'operazione ha coinvolto 16 città, tra cui Palermo. Vediamo il servizio. La Polizia di Stato di Torino ha eseguito 17 decreti di perquisizione nei confronti degli attivisti Novax, No Green Pass, più radicali affiliati al canale social Basta Dittatura, uno degli spazi web di maggiore riferimento nella galassia dei negazionisti del Covid-19. Il canale era già stato oggetto di un provvedimento giudiziario di sequestro, nonché della decisione di chiusura da parte della stessa società in considerazione della gravità dei contenuti pubblicati. L'operazione è stata realizzata a seguito delle indagini svolte sotto la direzione dei magistrati specializzati della Procura della Repubblica di Torino, gruppo terrorismo ed eversione. Le complesse attività che ne sono conseguite, svolte congiuntamente dalla Polizia Postale e dalla Digos di Torino, sono state condotte per diverse settimane, monitorando H24 il canale, divenuto polo principale nell'organizzazione di proteste violente su tutto il territorio nazionale. Basta Dittatura negli scorsi mesi aveva raccolto decine di migliaia di iscritti, risultando essere il nodo di collegamento con tutti i principali spazi web di protesta, caratterizzata da un persistente incitamento all'odio e dalla commissione di gravi delitti. La propagazione virale dei messaggi ha determinato inoltre consistenti disagi nella gestione dell'ordine e sicurezza pubblica delle piazze. Gli indagati avevano partecipato alla chat, istigando sistematicamente all'utilizzo delle armi ed a compiere gravi atti illeciti contro le più alte cariche istituzionale, tra cui il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Obiettivi ricorrenti sono stati inoltre le forze dell'ordine, medici, scienziati, giornalisti e altri personaggi pubblici accusati di asservimento e di collaborazionismo con la dittatura in atto. Presa costantemente di mira, con pesanti insulti, anche tutta quella parte di popolazione che vaccinandosi, osservando le regole di protezione personale, ha accettato di rendersi schiava dello Stato. L'operazione ha coinvolto 16 città, tra cui Palermo. Le responsabilità dei 17 indagati verranno approfondite all'autorità giudiziaria competente che ha ravvisato nei loro confronti reati come istigazione a delinquere con l'aggravante del ricorso a strumenti telematici ed istigazione a disobbedire le leggi. Cambiamo argomento. Più di 1000 le persone che a Mazara del Vallo hanno partecipato all'evento di Forza Italia. Nella giornata finale ha partecipato telefonicamente anche il leader Silvio Berlusconi. Noi abbiamo voluto ricollegarci col nostro mondo, con il nostro popolo, con i nostri militanti che sono la nostra forza. La manifestazione si chiama Forza Italia, la nostra forza proprio in base a questa logica. Farà il candidato alla regione chi più lo merita, sarà candidato alla presidenza della regione certamente una persona che è quella più voluta dalla gente. Ognuno ha le sue idee da questo punto di vista. Ci sono alcuni nostri partiti che ritengono che le persone più siano sovraniste più piacciono. Ce ne sono altri, come me, che ritengono esattamente il contrario, ma non ha importanza. Siamo una coalizione con alcune contraddizioni, ma con tanti punti in comune, con tanti punti di vicinanza, per cui è su quelli che baseremo la nostra forza. Chi sarà il candidato lo vedremo. Lo vedremo, ripeto, io sono molto fiducioso perché comunque dobbiamo vincere.
comunque dobbiamo andare tutti insieme. Le dichiarazioni, le ultime dichiarazioni del presidente Musumeci mi hanno molto soddisfatto, ha finalmente abbandonato quell'idea un po', come dire, un po' arrogantella sul fatto che sono candidato punto e basta, si è messo anche lui nelle mani dei partiti e secondo me è la cosa più bella che può succedere. Questo centrodestra in Italia lo abbiamo inventato a noi nel 1994 con la nostra discesa in campo, discesa che ha cambiato per sempre i connotati della politica nel nostro paese. Il futuro, io ne sono sempre più convinto, è e sarà dell'unica forza politica che sappia rappresentare in Italia le idee liberali, i valori cristiani, la fiducia nell'Europa, la cultura delle garanzie per tutti i cittadini. E questa forza politica siamo noi, si chiama questa forza, Forza Italia. La crisi sanitaria ed economica senza precedenti ci ha imposto soluzioni straordinarie, ci ha imposto cioè un governo di unità nazionale per il quale ogni forza politica ha responsabilmente messo da parte i temi identitari, i temi più divisivi. E i risultati, lo vedete, sono eccellenti. Noi siamo i primi sostenitori di questo governo, che del resto ha seguito e continua a seguire molte delle nostre proposte. La campagna vaccinale fin qui è stata un grande successo e insieme al Green Pass, che io preferisco chiamare col suo vero nome per quello che cos'è, certificato sanitario, ha consentito finora di controllare la quarta ondata della pandemia e, a differenza degli altri paesi europei, permette all'Italia di rimanere aperta senza lockdown. Situazione idrica a Palermo e paesi costieri. Riaperti il nuovo Scillato e Loiato. La situazione dovrebbe tornare alla normalità domani. Il sistema di distribuzione idrica a Palermo nei paesi costieri è andato in tilt per guasti ed il maltempo. La situazione tornerà alla normalità domani. Il potabilizzatore Iato, alimentato all'invaso Poma di Partinico, è stato riattivato. Ci vuole adesso il tempo affinché la lunga conduttura di collegamento alla città, circa 40 km, si riempie di acqua, essendo ormai pulita dai fanghi, smossi alla pioggia e finiti dentro il potabilizzatore, e si rimette in pressione per poi finire nei rubinetti delle case. Si tratta di una delle fonti di approvvigionamento più significative, circa il 25% dell'intera quota che serve alla città, 3.500 litri al secondo per la pressione di esercizio. Riaperta la distribuzione idrica ai comuni costieri della zona est, Villabate, Ficarazzi e Santa Flavia, e alle zone di Bandita, Favara e Galletti della città di Palermo, tutte servite all'acquedotto Nuovo Scillato, riparato sabato. A Bagheria è stata riaperta questa mattina. La pressione si regolarizzerà entro 24 ore. Da queste due fonti arrivano complessivamente in città circa 1.200 dei complessivi 3.500 litri al secondo che servono Palermo. Per quanto riguarda invece la condotta che porta in città circa 250 litri al secondo dal lago di Piana degli Albanesi, solo oggi si conosceranno i tempi di riparazione da parte dell'Enel. La condotta fa parte infatti del sistema idroelettrico. Da giorni, afferma l'amministratore unico di AMAP, Alessandro Di Martino, l'azienda è costantemente impegnata con operai e tecnici sui due fronti degli acquedotti Nuovo Scillato e Iato, oltre che nei contatti con Enel per la rete del lago di Piana. Abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando lì dove è nostra competenza per limitare i disagi ai cittadini, ma questa concomitanza di tre gravi criticità conferma la necessità di costanti interventi di manutenzione delle dighe e di avviare i progetti da noi già redatti per l'aggiornamento e il potenziamento delle reti. La città di Palermo fanalino di coda per ciò che concerne la qualità della vita. E quanto emerge dalla ricerca fatta annualmente dal quotidiano economico Italia Oggi, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, che vede il capoluogo piazzarsi al 99esimo posto su 107 città italiane. Sentiamo. È una riconferma, perché l'anno scorso abbiamo avuto la stessa posizione, sempre da questa ricerca d'Italia Oggi fatta in collaborazione con l'Università della Sapienza. Mi permetta di fare una battuta ironica. La sorpresa vera è che non ci troviamo al 107esimo posto, perché in realtà abbiamo una situazione complessiva
al comune che è disastrosa. Quindi ci sono solo 8 città che sono peggio di noi su 107, ma per fortuna ciò non accadrà perché il sindaco Orlando andrà via. Se dovesse continuare un altro anno, altri 2 anni, sicuramente precipiteremmo in basso. Come avrete sicuramente visto, sono parecchi i parametri per la scelta impietosa della qualità della vita, che vanno dalla qualità dell'aria a tanti altri. Quindi c'è qualcuno qua a Palermo che ha delle visioni che i numeri, le statistiche, la realtà dei fatti non hanno e che sono impietosi rispetto a questa narrazione che lui sta facendo di questa città che non esiste. Mi ricorda tanto qualcuno che scrisse le città invisibili. Sembrano essere comunque i rifiuti quelle che praticamente sono tra le maggiori criticità. Assolutamente, ma i rifiuti sono sotto gli occhi di tutti. E sa qual è il problema? Il problema è che purtroppo i palermitani, che ovviamente odiano vivere in mezzo ai rifiuti, ma piano piano si sono un po' assuefatti. Mentre prima la catasta di rifiuti poteva essere motivo di sdegno, adesso quasi purtroppo ci siamo abituati, e questo dobbiamo combattere, perché noi abbiamo diritto a vivere come i cittadini di Parma, che è la prima città in Italia, ma anche di altre città. Ovviamente la faccenda delle bare accatastate e colpisce un po' più le nostre sensibilità, ma quella dei rifiuti è un problema che noi non siamo riusciti, che l'amministrazione Orlando non è riuscita in nessun modo ad affrontare, perché non c'è stata programmazione. Cambiando argomento, il centrodestra ha disertato il voto provocando una protesta dei consiglieri dei 5 Stelle e non solo. Come intendete comportarvi nei prossimi giorni? Noi abbiamo chiesto abbiamo presentato un cronoprogramma. Questa settimana volevamo sentire il sindaco, perché volevamo capire com'è la situazione complessiva economica e finanziaria dell'ente, visto che abbiamo dei debiti, ma anche un'indagine in corso. Volevamo sentire i responsabili dei procedimenti di queste opere che si devono realizzare, ed entro venerdì avremmo garantito il voto. Insomma, che cosa volevamo fare? Volevamo approfondire l'argomento. Evidentemente c'è qualcuno che non lo vuole fare, la cosa ci insospettisce, protestino quanto vogliono. Cambiamo argomento. A Palermo la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 237 kg di caffè in cialde monouso, perché non in regola con le norme sulla tracciabilità e un esercizio commerciale abusivo. I finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo hanno sequestrato oltre 237 kg di caffè, sprovvisti delle informazioni relative alla tracciabilità dei generi alimentari. Nel dettaglio, le Fiamme Gialle, durante un controllo presso un'attività commerciale di rivendita di acqua e caffè in cialde monouso ubicata a Palermo, hanno rilevato che il titolare, sprovvisto di partita IVA, non era in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione rilasciata dal comune. Contestualmente hanno individuato 7.100 cialde di caffè pari a circa 57 kg, privi di tracciabilità relativa ai generi alimentari. Da un successivo controllo effettuato presso l'impresa di torrefazione fornitrice della rivendita abusiva, hanno individuato ulteriori 180 kg di caffè suddivisi in 22.600 cialde, prive delle informazioni necessarie per l'immissione in commercio. In relazione alle violazioni accertate nel corso del controllo, i finanzieri hanno segnalato il titolare della rivendita abusiva all'assessorato alle attività produttive per violazione alle norme comunitarie in materia di sicurezza, allo sportello unico attività produttive del comune per esercizio abusivo di attività, all'agenzia delle entrate per l'apertura della partita IVA. I finanzieri hanno inoltre provveduto a segnalare il titolare della torrefazione fornitrice al Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari per violazione alle norme comunitarie in materia di tracciabilità degli alimenti. Palermo esce da una festa e viene investita 2 volte, grave una ragazza di 20 anni. 2 volte investita nel giro di pochi secondi, una giovane ventenne di Palermo lotta tra la vita e la morte dopo che all'uscita da una festa a Villa Bordonaro in Viale del Fante a Palermo, venerdì notte, è stata falciata da un'auto e poi da una seconda vettura che si è data alla fuga.
La ragazza versa in gravissime condizioni all'ospedale Villa Sofia, ha subito un politrauma e la prognosi è riservata. Tra le 2.30 e le 3 di venerdì notte sarebbe uscita, avrebbe attraversato la strada raggiungendo alcune persone ferme sul marciapiede opposto alla villa. La ventenne è stata investita da una ragazza alla guida di una Citroen C3 ed è caduta per terra. Un impatto molto violento che ha mandato in frantumi il parabrezza. Mentre si trovava sull'asfalto, un'altra macchina l'ha travolta, passandole di sopra. Questa volta l'automobilista, non curandosi dell'accaduto, ha ingranato la marcia e ha proseguito la sua corsa, facendo perdere, almeno per il momento, le proprie tracce. L'appello della famiglia che ha visto qualcosa parli, nostra figlia ne ha bisogno. A lanciare l'allarme e chiedere l'intervento del 118 e dell'infortunistica sono stati alcuni testimoni. Adesso è caccia all'auto pirata, presumibilmente una 500 bianca, nuovo modello. I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte per un incendio che ha distrutto una costruzione in legno in via Messina Marini a Palermo, nei pressi del pontile che era stato realizzato dall'ex provincia e poi abbandonato. Qualche settimana fa qualcuno aveva dato fuoco all'intera struttura. Vediamo il servizio. Nuovo incendio e nuova bile per la seconda circoscrizione, nuovo disagio per il territorio, per la costa e per tutto quello che di lustro non si riesce a dare, anzi si peggiora ai residenti, ai passanti, a tutti coloro che vogliono vivere romagnolo come di giusto. Questo ambito è un ambito piuttosto travagliato, che è passato di mano in mano regione, provincia prima, che spese circa 2 milioni di euro per realizzarlo, regione dopo, il comune che non la prende in affidamento, e passa di nuovo la palla al balzo alla regione. Fatto sta, ad oggi con poca certezza è stato assegnato, non ricordiamo bene, non sappiamo bene chi privato lo ha ricevuto appunto in consegna. Fatto sta che dopo un appalto dato a KSM per quanto riguarda la sicurezza, quindi un periodo di guardiania avvenuto in questo sito, rimane abbandonato a se stesso, viene vandalizzato prima da che pensiamo dei drogati e da chi comunque non ha rispetto e valore per il proprio territorio, perché è stato pure distrutto, addirittura tutto quello che c'era di alluminio è stato portato via perché l'alluminio ha un costo, la legname è stata distrutta prima, bruciata una seconda volta, c'è stato pure qualcuno che ha gettato dell'immondizia, hanno continuato a vandalizzare, poi tramite alcuni interventi richiesti anche dalla nostra circoscrizione si è riuscito a transernare, ma è servito a poco, perché qualcuno poco civile, e ripeto che non rispetta il proprio territorio ma forse non rispetta neppure se stesso, ha avuto la brillante idea di appiccare del fuoco che ha causato un vasto incendio. Ad oggi ne abbiamo notizia di un altro, siamo molto rammaricati e speriamo che di chiunque sia la competenza, chiunque abbia a cuore la nostra città, che sia regione, che sia comune, che sia un privato, la circoscrizione è con voi, aiutateci, veniteci incontro, siamo presenti. Ha preso il via il nuovo progetto dal titolo Sulle orme dei Gaggini, nella Valle del Fitalia, promosso dall'Associazione Culturale Vivo Sicilia. Vediamo. Itinerario gagginiano della Valle del Fitalia, un percorso attraverso vari comuni di questo territorio che ci consente di scoprire ed apprezzare degli esemplari della più alta scultura del Rinascimento siciliano, scultura che appunto è segnata dalla presenza di un'importantissima famiglia di marmorai venuti dal nord Italia, oggi diciamo diremmo dal Canton Ticino in Svizzera, che per trovare fortuna si trasferirono a Palermo, nella Palermo in quel momento controllata dal dominio spagnolo, e dove appunto trovarono grande fortuna. Sto parlando della famiglia appunto dei Gaggini. Il capostipite di questa famiglia era Domenico, che si trovò nella seconda metà del 400 a Palermo ad operare con altri artisti di sua conoscenza, che insieme crearono quella che fu una corporazione, come ai tempi se ne creavano, la corporazione dei marmorai. Perché
appunto il nome dei Gaggini si distinse attraverso i secoli, magari lasciando agli studiosi più accaniti i nomi degli altri artisti, perché Domenico, oltre a essere un valente scultore, ebbe la fama e la fortuna di dare i natali diciamo al figlio d'arte per eccellenza, Antonello, che portò i livelli della scultura marmorea alla considerazione della storia dell'arte, diciamo, universale. Presentata oggi a Villa Niscemi la 41esima edizione dello Sport Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale in programma oggi fino al 21 di novembre, che vede in lizza film provenienti da oltre 30 nazioni e la presenza durante la cerimonia di premiazione al Teatro Politeama sabato 21 della Coppa Euro 2020 vinta dalla Nazionale di Calcio. Vediamo il servizio. È stata presentata questa mattina a Villa Niscemi con una conferenza stampa la 41esima edizione dello Sport Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale in programma a Palermo da oggi fino al 21 novembre, che vede in lizza film provenienti da oltre 30 nazioni. Tante le personalità intervenute in conferenza stampa, tra le quali il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. È il più antico Sport Film Festival del mondo, credo che sia il più prestigioso nel mondo, ma è anche al tempo stesso un modo per ricordare Vito Maggio, un grande giornalista con grande amore e professionalità per lo sport, ma anche al tempo stesso per registrare anche il Paralympic Film Festival, che costituisce una novità, credo una novità importante e significativa, in un anno di grandi successi per campionati mondiali, campionati europei, titoli olimpionici, le medaglie. Credo sia un anno speciale per lo sport italiano e in questo anno speciale cade il Film Festival di Palermo, che attende la nazionale italiana il 26 novembre per la partita Italia-Svizzera. Che cosa prevede la 41esima edizione? Prevede intanto il ricordo del suo ideatore Vito Maggio, che il 16 settembre ha spento la sua luce purtroppo, e noi questa edizione la prenderemo sicuramente con una responsabilità maggiore, perché lui è sempre stato il nostro faro, e lo abbiamo sempre seguito, è sempre stato accanto a noi. Questa è un'edizione molto importante, non fosse altro perché partecipano 30 nazioni, ci sono film di grandissimo spessore, anteprime mondiali che andranno nelle sale cinematografiche e personaggi del calibro di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, nel cinema grandi personaggi come l'icona del cinema sportivo italiano Lino Banfi, grandi attori come Alessio Vassallo, Lucia Sardo e personaggi del mondo dello sport che hanno fatto grande l'Italia a Tokyo. Dunque sarà veramente un'edizione molto importante, e poi per tutti gli appassionati di calcio poter fare un selfie con la Coppa Europa vinta dalla Nazionale Italiana di Calcio sarà sicuramente un'occasione da non perdere. Sarà in esposizione al Teatro Politeama il 21 novembre dalle ore 17, quindi ci sarà la possibilità di incontrare intanto la Coppa Europa e poi tutti i personaggi, ma soprattutto i tanti film che saranno di scena al Teatro Politeama il 21 novembre per ritirare il Paladino d'Oro. Lo Sport Film Festival è un'occasione per dispensare sapienza sportiva regalando momenti di grande competenza, e il CONI non poteva non essere presente. Siamo presenti convintamente da parecchie edizioni, praticamente da quando io mi sono insediato 6 anni fa alla presidenza del CONI abbiamo partecipato con grande entusiasmo, perché crediamo in questa manifestazione che divulga principi sportivi meglio di qualsiasi altro, perché la rappresentazione cinematografica riesce a dare il senso di socialità dello sport, di dinamica dello sport, tutta una serie di principi che difficilmente riusciamo altrimenti a divulgare. Parliamo di sport, Serie C. Il Palermo soffre ma vince ancora una volta. I rosanero superano al Renzo Barbera il Potenza e mantengono immutate le distanze dalla capolista Bari. Soddisfatto alla fine il tecnico Giacomo Filippi. Sentiamo.
Il Palermo corre, soffre, suda le classiche sette camicie, ma alla fine c'entra il risultato. I rosanero battono al Renzo Barbera il Potenza per 2-0 e mantengono immutate le distanze dalla capolista Bari. La vittoria era un obbligo per la squadra di Giacomo Filippi, che doveva assolutamente confermare l'ottimo rullino di marcia in campionato e dimostrare di essere viva e combattiva nella corsa al primo posto finale. Ma non è stata una vittoria semplice, perché gli ospiti, nonostante la classifica, erano molto ben messi in campo e gli spazi a disposizione per il Palermo, soprattutto nel primo tempo, si sono rivelati molto pochi. Il risultato poi è stato sbloccato anche grazie ad un errore difensivo dei lucani, sul quale si è avventato Fella, che all'inizio del secondo tempo ha siglato l'1-0 dall'interno dell'area. Il Potenza non si è per nulla arreso e la prestazione di un ottimo Pelagotti ha evitato il peggio. Il raddoppio, che ha messo in cassaforte i tre punti, è giunto in extremis quando il neoentrato Silipo ha punito gli ospiti al termine di una splendida galoppata dalla tre quarti campo. Giornata negativa per le altre siciliane di C, con il Catania che subisce in casa la rimonta del Foggia. La squadra di Zeman vince per 2-1 con il rigore decisivo al 94esimo di Ferrante. KO in casa anche per il Messina contro l'Avellino, a segno con l'ex rosa Canutè. Di bello c'è che questa squadra sa soffrire, è un gruppo di ragazzi che lavora intensamente tutta la settimana e oggi era una partita molto difficile contro un avversario organizzato, forte, ostico, che faccio i miei complimenti. Soprattutto nel primo tempo abbiamo trovato parecchie difficoltà nel giocare, merito anche agli avversari e noi che ci siamo smarcati poco, soprattutto tra le linee, cosa che dovevamo fare e che abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Però attraverso la sofferenza e il sacrificio riusciamo sempre a tenere le distanze, la squadra alta, rimaniamo concentrati e sfruttiamo le occasioni che ci creiamo o che magari ci capitano con i giocatori offensivi, con i centrocampisti, con tutti quelli che si trovano lì davanti. Quindi questo è un merito della squadra, dei ragazzi che lavorano bene e non tralasciano nulla. Ancora sport, il punto sulla 14ª giornata Serie C, Girone C. Torna al successo il Bari, il Palermo non molla, sconfitte Catania e Messina. La 14ª giornata del girone C di Serie C vede il Bari che si aggiudica il testacoda con la Vibonese, non senza polemiche, per un gol annullato ai Calabri a 5 minuti dalla fine, a tutti apparso regolarissimo. I pugliesi consolidano la propria leadership mantenendo i 4 punti di vantaggio su Palermo e Monopoli, che hanno superato in casa Potenza e Taranto con l'identico risultato 2-0, in attesa del Catanzaro che nel posticipo di stasera sarà di scena a Torre del Greco. Vittoria pesantissima per il Foggia, i rossoneri si impongono 2-1 in casa del Catania, con tante assenze su tutti quella del capocannoniere Moro impegnato con l'Under 20. Per i pugliesi successo fondamentale in chiave playoff. Trionfa in Latina di Donato sul campo basso, la sfida finisce 4-1. Vittorie importanti dell'Avellino ai danni della CR Messina col gol dell'ex rosanero Canutè. Pareggio tra Juve Stabia e Monterosi Tuscia, mentre successo in trasferta per la Fidele Siandria in casa del Picerno. Il presidente della Lega Dilettanti Sicilia, Sandro Morgana, condanna l'episodio che si è verificato nei giorni scorsi ad Avola, dove al termine di una partita di calcio un arbitro è stato minacciato con tanto di pistola caricata a salve. Morgana presenterà un esposto in procura per denunciare ciò che è accaduto. Sentiamo. Io l'ho condannato immediatamente, non appena sono stato informato, ho anche provveduto, diciamo, a chiamare i miei legali, a valutare la situazione nel suo complesso, e non è avvenuto, il fatto non è avvenuto sul terreno di gioco, è avvenuto dopo la partita, bisogna dirlo questo con chiarezza, è avvenuto dopo la partita, è avvenuto fuori, degli scalmanati, come non vorrei usare termini troppo pesanti, degli idioti hanno circondato l'arbitro, uno ha puntato una pistola, lo hanno circondato con dei motori, girando gli attorno, uno ha puntato una pistola, dopodiché ha sparato 3 colpi in aria, per quello che riferisce l'arbitro. Quindi evidentemente
un fatto grave, un fatto molto grave, inusuale, non da che io sono alla guida della Federcalcio Siciliana, ma voglio dire, nel 2004, dal 2007, dopodiché c'è stato Santino Lopresti, non avevamo mai registrato fatti di questo genere così gravi. Mi sembra di registrare altresì un'escalation, come dire, di contestazioni che vanno oltre il normale, che vanno oltre, diciamo così, i limiti. Io veramente invito tutti ad abbassare i toni, noi stiamo facendo qualcosa di veramente importante. Dopo il blocco della pandemia siamo riusciti a riprendere i campionati, stiamo facendo ripartire tutti i campionati, abbiamo bisogno della collaborazione delle società, dei calciatori, degli allenatori, degli arbitri, ma soprattutto del pubblico. Questi atti scellerati devono cessare immediatamente. Ci sono episodi di violenza, ci sono episodi di violenza nei confronti dell'arbitro, ci sono episodi di violenza fra calciatori, ci sono episodi di violenza che coinvolgono il pubblico, cioè sono fatti che, ripeto, io ho già condannato 2 settimane fa ufficialmente con un mio intervento sul comunicato ufficiale e sul sito e sulla stampa. Continuo a condannarli, continuo a richiamare tutti ad un diverso e più rigoroso senso di responsabilità. Non è possibile lasciarsi andare in questa maniera, non è possibile non considerare che poi alla fine è sempre un gioco, uno sport. Sì, ci sono delle società che fanno investimenti importanti e devono essere tutelate, io lo faccio con tutto me stesso, ma niente può giustificare un atti di violenza, niente può giustificare un elevare i toni in un certo modo. Dobbiamo tutti rientrare entro termini di maggiore tollerabilità. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Media News. Buona serata. We'll be right back.